No, ma a me non interessa sto deficiente. Ma andate a zappare. Non avete proprio altro da fare? Ciao ragazzi, sono Gianluca Vacchi e oggi il team di Prime Video mi ha chiesto di leggere alcuni dei commenti che avete lasciato sotto l'annuncio e il trailer del mio docufilm Mucho Más. Sono anch'io molto curioso di vedere quali commenti hanno scelto e quindi iniziamo. Grande Gianluca, non giudicare mai un libro dalla sola copertina. Questa è assolutamente una regola che è stata la regola della mia vita, sempre. A parte che non ho mai giudicato, però tantomeno dalla copertina. Al massimo la copertina mi ha attratto. Genio, e tutti quelli che criticano l'iniziativa saranno i primi a guardare il programma dicendo no, ma a me non interessa sto deficiente, ci sono capitato per caso. È tutta la vita che la gente dice così, poi alla fine mi guarda, è normale. Mi insegni a ballare latino anche solo qualche mossa? Io in realtà mi limito a muovermi naturalmente e non è che io abbia un balli o la salsa o il merengue, io semplicemente ballo come mi suggerisce il mio corpo. Mi faccio di corsa l'abbonamento a Prime Video? Beh, questo non può che farmi piacere e penso che faccia piacere anche ai ragazzi di Prime Video. Grazie. Non avete proprio altro da fare? Beh, anche tu però non è che hai tanto da fare, se hai tempo di scrivere questo. Noi qualcosa abbiamo da fare, l'abbiamo. Per colpa tua hanno creato TikTok, non sarai mai perdonato. Questo è vero. Io sono profondamente convinto che TikTok abbia preso ispirazione dal mio successo dei balli su Instagram. Io lo credo profondamente, questa cosa. Mary Hair. Certo che lo farò, assolutamente, però non c'è forma di matrimonio maggiore di quella di avere un figlio, perché ti rende, come dire, inscindibile dalla tua compagna per tutta la vita. Però lo farò, ma lo faccio quando saprò che il richiederglielo la sorprenderà. Ma cosa fai nella vita? Sai che non lo so neanch'io in realtà, perché ho fatto talmente tante cose che se tu mi chiedi che cosa ho fatto io non te lo so dire. No, te lo so dire, se tu mi chiedi cosa fai nella vita non te lo so dire, perché ne ho fatte tante. Sono molto aperto e ho sempre lottato contro la possibilità che la gente potesse etichettarmi o attribuirmi un ruolo predefinito. Forse ti vediamo vestito e non sicuramente sia vestito che svestito, ma non mi sembra, cioè te amo, amor platonico, io también, hasta quando è platonico non è un peccato, entonces lo puedo hacer yo también. Perché hai chiamato tua figlia così? È una spiegazione abbastanza lunga che attiene al 21° capitolo della Bibbia, dove si parla della Gerusalemme apocalittica. Ci sono due regole nella vita. La prima è che non devi mollare mai. La seconda invece è che non devi dimenticarti la prima regola. Sono assolutamente d'accordo. Questo commento l'ha fatto un mio amico, me lo ricordo. Ma andate a zappare. Ho fatto anche quello. Ho fatto anche quello molte volte perché sono un appassionato di giardinaggio e peraltro il commento, come dire, nasconde un certo disprezzo per chi zappa, che io non ho, ad esempio, perché l'ho fatto. Sai quante volte ho zappato il mio giardino? Sei un gigante, grazie mille. Napoleone, io non lo sono di statura, però Napoleone passava in rassegna i suoi generali che erano molto alti, lui non era altissimo, lui diceva voi siete alti, io sono grande. Grazie.